gentili ospiti, cari amici, un cordialissimo buon rivederci, buon invito a stare insieme le nostre due ore, per proporvi opere d'arte che abbiamo scelto e selezionato per voi, per proporvi quello che sono gli inviti della nostra galleria, per proporvi la mia compagnia sempre se la cosa vi risulta e vi risulterà gradita. Personalmente è sempre un piacere poter dialogare, poter parlare, poter avere un pubblico fatto di collezionisti, fatto di interessati e di competenti nel mondo dell'arte contemporanea, in special modo di amici o addirittura anche di curiosi, curiosi dell'arte, perché la curiosità è il primo segno che ci può avvicinare. La curiosità fa parte oltretutto del piacere o dei piaceri della vita. Abbiamo pensato in questo nostro appuntamento di promuovere, proporvi 12 dipinti. Non sono moltissimi, vi direte, però ritengo che per ognuno di questi dipinti, per ognuna di queste opere, varrebbe la pena di veramente prolungare un tempo per poter leggere le opere in maniera completa, però sappiamo che stiamo parlando con voi, non, anche se questo è idealmente il nostro piacere, nel salotto di casa vostra e quindi con tutte le tempistiche logiche quando si dialoga di persona. Sappiamo che abbiamo tempi televisivi. Il tempo televisivo è un tempo diverso, è un tempo che ci ha insegnato negli anni che in 15-30 secondi vi si può comunicare, e in maniera molto completa, un messaggio che potete cogliere per poi approfondire. Certo, noi siamo abituati un po' alla vecchia maniera, quella di dire ma discutiamo. Anche questo mio inizio di appuntamento è lunghissimo, probabilmente in un minuto non ho detto ancora nulla di quello che si sarebbe potuto sentire dire, ma parliamo di arte, vuol dire siete con la nostra compagnia, con la nostra galleria, che mi permetto sempre di lamentarvi, si trova a Galliate, le nostre sale espositive sono a Galliate, via Gramsci 42, per raggiungerci non è complesso, non è difficile, percorrendo l'autostrada Milano-Torino, la A4, uscita a Casello di Novara Est, 2,5 chilometri, 3 chilometri circa, siete nel centro, nel cuore di Galliate, e proprio nelle adiacenze del Castello Visconteo Sforzesco, 100 metri, trovate la nostra galleria, che è pressoché aperta tutti i giorni, tranne il canonico lunedì. Anche di domenica siamo aperti per appuntamento, come i nostri tecnici vi comunicano attraverso i clown che giustamente danno un'informazione continua, completa. Il nostro numero telefonico, compare in sovraimpressione come sempre, 0321 864068, è il numero telefonico che potete comporre in qualsiasi momento per avere questo contatto. Ci telefonate in un orario in cui non siamo presenti, entra una segreteria telefonica, lasciate il vostro nome, lasciate il vostro numero di telefono, non appena quindi ascolterò il vostro messaggio, sarà mia premura personalmente richiamarvi in merito poi per capire la motivazione del vostro contatto. Potete, seguendoci anche su internet, sui vari social dove siamo presenti e che tentiamo di tenere costantemente aggiornati, sia per le opere, sia per gli autori, sia per gli eventi che ovviamente promuove la nostra galleria, e anche per tutti i dialoghi che possono conseguire. Ma avremo tempo adesso magari aggiungere qualche altra nota informativa, perché l'importante è conoscerci. Quando ci si conosce, tutti i dialoghi sono più semplici, più facili, più fluidi, possiamo dirla così? Abbiamo pensato di aprire questa nostra carrellata, questa nostra giornata, con un artista che da molto tempo ho il piacere di proporvi e promuovere. Più il tempo trascorre, più
ci si prende questa abitudine nella conoscenza, più si apprezza. Infatti ho apprezzato e iniziamo proprio con un'opera di un artista a cui teniamo molto. Abbiamo avuto il piacere di diversi eventi, diverse motivazioni, ne sono in progetto altre, per cui credo proprio che iniziare con un artista così poliedrico, seppur giovane, di tanta esperienza e di tanta spontaneità, nonché anche innata capacità artistica, sia veramente qualcosa di splendido. Iniziamo il nostro appuntamento? Bene, e allora cominciamo proprio con questo grande, grande, grande artista. Alfredo Rapetti Mogol. Alfredo Rapetti Mogol è poliedrico, come dicevamo, in quanto nasce come poeta. Nasce come poeta nel suo DNA, nasce come quotidianità fatta di parole, fatta di significati profondi e anche dialoghi complessi nella loro apparente semplicità, molto dedicata a quello che è proprio il concetto e la concezione reale della popolarità, del popolare, quindi quel dialogo che tutti possiamo comprendere. Ecco, questo dialogo poetico Alfredo Rapetti Mogol lo ha trasportato in quello che poi è un'altra espressione d'arte, la pittura. Quale opera abbiamo pensato che potesse essere oggi, per un collezionista attento proprio alla scelta dell'opera? Perché parliamo sempre con una certa logica. Interessa il dialogo artistico di Alfredo Rapetti Mogol? Fra le opere che abbiamo disponibili, il pensiero è stato questo dipinto, certamente ha e offre una motivazione molto valida. Per cui quando iniziamo con quest'opera, con questo dipinto delizioso, che ci parla proprio della nascita del giorno, ci parla di quella nascita del giorno, della quotidianità, ci parla di quello che è un sentimento che è proprio all'alba o prima dell'alba, quindi lettera prima dell'alba. Noi attraverso la scrittura su questo fondo nero, quindi questa notte, questo profondo, osserviamo questa scrittura che è proprio nei primi colori dell'alba. Notiamo queste cromie, notiamo queste proprio note cromatiche didascaliche in assoluto che ci permettono di comprendere il sentimento che è insito nell'opera stessa. Quindi, cari gentili signori, posso proporvi 1, 2, 10, 100 opere di Alfredo Rapetti Mogol e per ognuna di esse c'è una motivazione profonda. Perché? Primo perché l'artista, nella sua realizzazione dell'opera, sempre impone a se stesso di immettere parte del suo sentimento profondo. Per ogni opera scelta quindi dall'artista, perché Alfredo Rapetti Mogol non permette di porre in pubblicità, sul mercato, nel collezionismo, nulla che non lo soddisfi. Tante volte mi dice: se dovessi realizzare un'opera che non mi soddisfa, la distruggo, la cancello, come se un testo che non mi soddisfa per me è scritto male, per cui quel testo non esiste, non lo vedrà mai nessuno, perché non soddisfacendo me come autore, come artista, non voglio e non posso permettere che rappresenti la mia arte, il mio pensiero. Per cui le opere sono scelte già dall'artista, poi ci permettiamo di scegliere noi come galleria quello che ci offre la possibilità quindi di questa ulteriore scelta. E in ogni appuntamento noi proponiamo mediamente un'opera per ogni autore, no? Difficilmente troviamo due opere dello stesso artista, può capitare, ma sono stati momenti abbastanza rari, abbastanza unici.
salvo che non si tratti di un'esposizione, di una mostra o quant'altro, dove poi vediamo tutto dello stesso autore. Allora quello è un evento. Ma io in questo momento dico, ma siamo ospiti nei vostri salotti, siamo in tutta Italia in questo momento, giusto? In tutta Italia offriamo questo sentimento, offriamo questa sensibilità di un autore sicuramente di grande spessore, Alfredo Lapetti Mogol. Caro gentile ospite, è vero, il mio dialogo è sempre rivolto a voi con la massima serenità e con la massima possibilità di ben conoscerci e quindi tentare di apprezzare le motivazioni per cui la Galleria Viola Arte, Emozioni d'Arte, esiste ed è da tanti anni che sono con voi. Ma però non manchiamo, e non è un però, ma è una chiarificazione, non manchiamo di dire, non parliamo di una galleria che deve e vuole vendere dipinti, quadri, comunque si siano. Parliamo di una galleria che vuole avere l'opportunità di scegliere e quindi di proporsi come galleria sulle proprie scelte, su quello che sono autori che sporadicamente possono essere presenti oppure invece con abitudine, con continuità sono anche presenti nella nostra galleria. L'opera di Alfredo Lapetti Mogol direi che è molto costante nella nostra vetrina, in quello che è la nostra proposta. Questo dipinto mi permetterei di consigliarlo a tutti, ma dal momento che tutti siete tanti e il dipinto è uno, io non le chiedo, caro gentile ospite, di telefonare e dire è mio, lo compro, non importa, non voglio neanche sapere economicamente quanto mi chiedi, come me le chiedi, in che modalità posso visionare l'opera. E sapete che vengo a casa vostra, e sapete che vi porto il dipinto, e sapete che per i pagamenti ci mettiamo d'accordo personalmente, sapete che c'è tutta poi una logica da oltre 40 anni che con voi vi propongo, sapete che non siete obbligati a nulla, siete voi che vi auto-obbligate al piacere di offrirmi la vostra ospitalità, se volete che venga io con il dipinto. Se volete venire voi in galleria potete venirci a trovare e la nostra ospitalità ovviamente esiste in quanto siamo qui appositamente. Per cui di tutto quello che è poi il dialogo economico-commerciale ne parliamo personalmente, ma sicuramente non avremo nessun problema. Per la scelta dell'opera vi appare televisivamente splendida come io sto tentando di annunciarla? Bene, sappiamo la realtà. De viso, toccarla con mano, tutte le opere, tutti gli artisti sicuramente si leggono meglio e danno molta più soddisfazione, quindi è difficile sbagliare. Ma se lei non mi telefona allo 0321 86 4068, mi conferma il suo interesse, eventualmente poi una mia telefonata per fissarci un appuntamento in galleria o a casa sua, io non lo potrò sapere e lei avrà perso l'opportunità di poter arricchire la sua collezione con un'opera che onestamente le sto proponendo con il massimo piacere e con la massima gioia. Alfredo Lapetti Mogol, questa lettera prima dell'alba. Ma proseguiamo. Proseguiamo e andiamo. Abbiamo ancora per voi pochissime disponibilità perché le opere di Roberto Crippa non è che si reperiscono così con facilità, specie ovviamente in quella qualità che andiamo a ricercare. Abbiamo anche opere degli anni 50, questo è un dipinto del 1970, quindi datazione chiara, precisa, quindi non lascia spazio a un dialogo temporale possibile, ma la certezza, 1970, Roberto Crippa, tecnicamista, il suo periodo dei sugheri. Com'è nata l'idea Roberto Crippa di utilizzare il sughero nelle sue opere? Questi sugheri ovviamente poi lavorati, intagliati, bucati, dipinti e quant'altro, quindi pittura, collage, creazione di un'opera che ha tutto nella sua unicità, dalle cromie alla stesura del colore,
alla proprio al collage, che di per sé è qualcosa di realmente intrigante nell'opera del grande artista. Roberto Crippa è uno degli autori nella storia dell'arte contemporanea, non dimentichiamocelo. Roberto Crippa, Gianni Dova, Mastroianni, c'è proprio una sequenza, ci sono alcuni autori che, avendo anche lavorato insieme, avendo anche condiviso i sogni, la ricerca e quant'altro, ci offrono un panorama decisamente interessante, decisamente intrigante, proprio per quello che è la stesura della loro opera. Questo dipinto di Roberto Crippa, mi permetto di dirvi, signori, è un'opera di alta, altissima qualità. Se vi manca, io ho tanti gentili collezionisti amici che hanno alcune opere di Roberto Crippa e ancora sarebbero tentati di aumentare numericamente, pur sempre stando in quella qualità, in quella giusta logica di onore all'arte, di aumentare proprio la quantità di opere a firma Roberto Crippa. Tanto sono innamorati della sua pittura, di quello che è stato il suo messaggio, che per motivi, ahimè, di scomparsa molto precoce rispetto, diciamo, alla normalità, non ci permette magari di spaziare di più in maniera assoluta sul numero, sulla quantità delle opere. Però sappiamo che le opere di grande qualità esistono, ci sono, e ne abbiamo alcune disponibili per voi che ricercate questo tipo di qualità in un autore che certamente è nella storia dell'arte, non lo dico io, lo dice proprio la realtà. Roberto Crippa, opera importante, opera, caro gentile amico, che se dovessi mancare a dimostrare la tua intenzione, il tuo interesse, il tuo perché, potrebbe essere il rimpianto. Vivere di rimpianti è brutto, vero? Il rimpianto forse è la cosa più terribile che si può avere. Potevo, avrei potuto, se avessi, col senno del poi, con i se, con i ma, e il potevo, o vorrei ma non posso, pensiamo al vorrei ma non posso. Io credo che qui si possa tutto quello che si vuole: buona volontà, passione per l'arte, quindi non solo una base culturale ma anche una base emotiva e una base anche di sensibilità, che non può mancare, se no altrimenti non esisterebbe il collezionare, il gusto del bello. Il gusto del bello, se non hai sensibilità, non esiste, non consideri neppure l'esistenza di questa grande e meravigliosa realtà che contraddistingue moltissimo. E a questo punto, signori, eccoci su un'altra opera deliziosa, importante, pubblicata, e stiamo osservando quest'opera di cui ha il titolo Non ci resta che piangere, di Giuseppe Veneziano. Giuseppe Veneziano, in questo dipinto incredibilmente splendido, in questo dipinto che ci chiaramente riporta a quello che sono le logiche artistiche, le logiche di pensiero dell'autore. Ecco l'opera, eccola pubblicata, come dicevamo, un dipinto che merita la vostra attenzione. Perché? Qualitativamente sicuramente di splendore. Come titolo dell'opera, gentile, sereno, allegro, in quello che è proprio la tematica ricorrente dell'autore. La qualità del dipinto chiaramente visibile, l'investimento economico intrigante, in quanto anche la nostra richiesta ritengo sia altamente soddisfacente. Dobbiamo parlare di denaro adesso? No. Potete telefonare al nostro centralino 0321 864 068, potete chiedere l'informazione, la diamo a tutti, non chiediamo nulla, non vi chiediamo il documento, a chi diamo l'informazione è per tutti, ovviamente, come sempre. Vogliamo avere una trattativa privata?
lasciate il vostro recapito, il vostro numero telefonico, se volete solo l'informazione potete ottenerla, ma il mio consiglio è un altro, chiedete pure l'informazione, lasciate il vostro nome, lasciate il vostro numero telefonico, magari anche gli orari in cui vi posso disturbare, vi telefonerò personalmente, fisseremo bene effettivamente, se vorremo, se vorrete, un appuntamento, vedete, avrete l'opportunità di vedere l'opera a casa vostra, oltre che in galleria si intenda, verrò personalmente, verrei personalmente io, parleremo di tutto quello che concerne l'investimento economico, quindi magari anche un ottimo risparmio su quello che è il mercato attuale, o magari un'ottima opportunità anche per le, viste le modalità di pagamento che potremmo andare incontro, vedremo quindi insieme le nostre reciproche esigenze e credo che la vostra collezione avrà ancora un motivo in più di orgoglio e credo che il nostro appuntamento televisivo quindi verrà sempre più seguito con motivi d'orgoglio sempre in crescendo. Questa è la mia proposta, signori, mi raccomando, l'opera di Giuseppe Veneziano non lasciamola perdere, come un altro dipinto che vi invito a non perdere, l'opportunità perlomeno. La galleria d'arte deve acquistare e vendere, perché questa è l'attività commerciale, ma il deve acquistare e vendere non vuol dire che deve acquistare e vendere qualsiasi prodotto artistico o pseudo-artistico dovesse capitare, ma lo facciamo, noi facciamo acquisto e vendita solo su quelle opere che riteniamo intriganti, interessanti e altamente rappresentative per noi che svolgiamo questa attività. Mi dicono, l'attività di gallerista è un'attività sicuramente professionale, autodefinita però, ce la autodefiniamo, decidiamo, desideriamo di svolgere questa attività e iniziamo. E come in tutte le attività, come nello sport, come nella musica, come in tutto quello che è il piacere della vita, alcuni proseguono, alcuni cambiano, cambiano perché si accorgono che forse non è il loro mondo, forse ci si accorge che non si, per mille motivazioni non ci sono i cambiamenti. 40 anni, tranquilli, qualcuno in più, e non ripetere le stesse cose, perché sennò altrimenti sarebbe un giorno, non sarebbero più di 40 anni. E continuare tutti i giorni a scoprire l'innovazione, la novità, il perché, il dire non comprare il dipinto perché te lo dice la moltitudine, osservalo, amalo, poi trattalo, poi definisci, poi arricchisci la tua collezione, arricchisci il tuo ego, il tuo amor proprio, il tuo orgoglio, arricchisci la tua gioia. Anche sotto il profilo di investimento, anche. Perché il vero primo investimento, ovviamente, è quello culturale. Si parla di arte, si parla di cultura. E questo è un mio dire da sempre. Sin dai primordi di questa nostra attività all'inizio, mi permettevo di dire, un dipinto che piace arricchisce, un dipinto che piace dà soddisfazione. Poi, se questo dipinto, se questo artista ha una crescita a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale, ben venga. Nessuno è sfavorevole a questo piacere, a questa gioia, iniziando comunque sempre mi piace, mi dice qualcosa e poi scopri che negli anni l'artista, la sua arte, la sua opera non invecchia. Invecchia l'opera, ma è contemporanea. Quindi vuol dire che l'artista ha anticipato di decenni con la sua opera una realtà. Allora, Achille Perilli, gentili signori, quest'opera è del 2007. È datata 2007, certificata 2007 e quindi sappiamo che è del 2007. Ma quando un dipinto ha 10 anni, dice, ma fra 10 anni sarà datato, magari non sarà più così giovane, così attuale del tempo che verrà.
Ecco, mi ditemi voi, se Europa di Achille Pirri di questa qualità non è ancora innovazione nell'arte. Eppure andiamo a vedere i suoi libri, andiamo a rileggere le sue mostre, la sua storia. E noi notiamo che la contemporaneità quindi è come un elastico dove il tempo ha una misurazione diversa dalle canoniche 24 ore quotidiane. Ecco perché allora quest'opera di Achille Perilli, questo dipinto, un metro per un metro, quindi anche di dimensioni notevoli, l'enigma risolto, no scusatemi, il tocco magico. Credetemi, toccare l'opera con le proprie mani e sapere che 10 anni fa Achille Perilli ha realizzato quest'opera apparentemente semplice è una grandissima gioia per me. Ma io sono semplicemente qui per dire deve andare via dalla galleria, è la nostra attività. La voglio offrire a un collezionista che attraverso quell'occhio, si chiama GF ormai si chiama GF, sappia intravedere l'opportunità di adesso, di questo momento. Fra un'ora potrebbe essere tardi, fra 5 minuti potrebbe essere tardi. Figuriamoci fra una settimana, fra un mese, quel dipinto che ho visto in quell'appuntamento. Signore, io sono nel salotto vostro in tutta Italia. Quante gentili persone sono collezionisti d'arte? Non molte, ma non poche. L'opera è sempre una. E questa è l'opera che oggi vi sto proponendo. L'opera che domani potreste non avere più nella disponibilità delle vostre scelte. Riflettiamoci. 0321-864068. Il nostro numero telefonico è sempre, costantemente presente durante il nostro appuntamento. Da quel numero telefonico potete aprire il mondo con la nostra galleria. Magari anche navigando via internet, violarte.com. Violarte.com è il nostro sito, c'è quindi tutto quello che è la fonte di informazione pubblica completa. Poi da lì potete accedere, anche quindi iscrivervi, alla possibilità di entrare nei vari social in cui siamo comunque presenti, Facebook piuttosto che YouTube, piuttosto che LinkedIn, piuttosto che Instagram, cioè tutto quello che è il mondo social, quindi l'attualità della comunicazione, questa comunicazione che non avviene più con le mie parole, ma avviene con i fatti che visivamente vi vengono trasmessi e visibili a chiunque in tutto il mondo. Ecco, questa è la comunicazione oggi. In quella comunicazione, in questa innovativa forma di innovazione, ci siamo. Potete quindi consultare, potete valutare, potete dialogare, potete anche scrivere, richiedere quello che possono essere i vostri interessi, quello che possono essere le vostre volontà, magari di vendere, magari avete una collezione o parte di collezione o un dipinto che vorreste vendere, prima di magari accettare una proposta che potrebbe non esservi soddisfacente, consultateci, insomma fatevi sentire, parliamo d'arte, per cui andiamo tranquillamente adesso a un'altra opera, oserei dire particolarmente intrigante, perché con Angel Ortiz andiamo a vedere un piccolo ma prestigioso messaggio d'autore. Noi sappiamo che Angelo Ortiz ha avuto quindi l'abbrivio, tutto quello che è la sequenza della sua forma pittorica, artistica, stilistica, in quello che sono i messaggi che ci rammentano un certo movimento importante di oltreoceano. Ecco, oggi, e abbiamo altre disponibilità ovviamente, vi propongo questo piccolo gioiello. Non vi trattengo molto su quest'opera e non mi soffermo neppure molto, perché il nome Angel Ortiz sta già risvegliando
il suo interesse di sentire l'ospite. In questo momento lei può telefonare e dire: sto intravedendolo, non mi dispiace, ma è piccolo. Certo che è piccolo, se non vado errando, vi dico la dimensione, anche se la nostra regia ve lo comunica sempre in maniera scritta, sempre scrivere quello che è. 23 cm di base per 31 cm di altezza, quest'opera di Angelo Ortiz, eseguita da Clerico su tela, parliamo di una tela, parliamo di un'opera unica. A vostra disposizione quest'opera e anche altre di cui abbiamo disponibilità, ma abbastanza limitata. Tengo presente che non abbiamo una grandissima disponibilità di opere, ma sicuramente oggi un'ottima scelta, un'ottima possibilità, serie di possibilità, ecco, per essere molto più didascalico. Mi fanno segno che per parlarvi di 12 dipinti, per rivederli un attimino adeguatamente bene, dovrei essere anche un po' più rapido, ma la mia caratteristica è la calma. Quella calma che aiuta personalmente, aiuta me ad apprezzare sempre di più un'opera d'arte, un messaggio d'arte. Perché è come visitare un'esposizione, una mostra. Si può forse camminando vedere tutto quello che è proponibile, è proposto? Bisogna soffermarsi. Poi magari non ci si sofferma perché abbiamo delle scelte, vogliamo vedere particolarmente un qualcosa piuttosto che altro, ma ci vuole il tempo proprio di assimilazione dell'informazione anche visiva. Un dipinto l'abbiamo valutato, l'abbiamo letto bene, seppur ci siamo soffermati 10, 15, 20 minuti o 30, io credo che a volte quando noi vediamo avanti dell'arte che si soffermano innanzi a un'opera e magari tornano il giorno dopo o il giorno seguente ancora e per 4-5 volte consecutivamente e il primo giorno lo vede per 5 minuti, poi si sofferma mezz'ora e poi capita quella giornata che si siede addirittura e lo contempla, quindi non lo vede, lo contempla per 2-3 ore, allora capiamo che lì c'è proprio l'assimilazione dell'informazione assoluta. Cioè, è dato proprio il feeling fra l'artista che ha lasciato indelebilmente qualcosa su quella tela, su quella tavola, su quella base pittorica, e il fruitore, il collezionista, che osservandola sta conquistando un punto letteralmente importante. E adesso permettetemi anche il piacere di proporvi l'opera di un artista che sta riscuotendo letteralmente un successo splendido, seppure ancora oggi la sua richiesta economica, la sua valutazione commerciale sulle sue opere è ancora talmente modesta per cui c'è un mondo aperto, c'è un'opportunità spettacolare sull'opera di Roberto Ardovino. Ecco, di Roberto Ardovino vi ho proposto in altre situazioni, in altri momenti, opere sempre con un particolare, quindi ricche di un qualcosa. Oggi abbiamo pensato di proporre a voi quello che l'artista proprio sente con grande cuore, con grande gioia. Diceva: è un sole. Può essere considerato il sole in quanto lo è, lo vediamo. Questo cuore pulsante, questa luce, questo grande. Noi abbiamo in tecnica mista, così come consuetudine per l'opera di Roberto Ardovino, quest'opera, Sorgente di vita. Ecco, Sorgente di vita, questo è il titolo che ha dato l'opera, l'artista all'opera. In quanto il sole è la nostra sorgente di vita. Se non esistesse il sole, noi diamo per scontato che il sole esiste, diamo per scontato che dopo il giorno arriva la notte. Oltretutto noi abitiamo in una fascia del pianeta dove effettivamente il giorno e la notte sono ben marcati come tempistiche. Se noi fossimo nei poli o nord o sud, forse avremmo una visione, quindi un'interpretazione del giorno e della notte diversa,
ma non impossibile, non improbabile, diversa da quello che sono le nostre abitudini. Noi siamo abituati a vedere un sole sul biancastro durante i periodi autunno-inverno, un sole accecante durante il periodo estivo. Siamo in questa fascia del pianeta. In altre fasce, altre abitudini, altre consuetudini dalla nascita. Se chi non migra da una parte o l'altra e che costantemente è in quella zona, ha questa abitudine dalla nascita, per cui non dico tutta la vita, ma solo spostandosi o per vacanza o per motivi di lavoro o comunque per i motivi più svariati, andando a leggere altre situazioni, ha altre visioni. Ma di certo è che il sole è la sorgente della vita. Polo nord, polo sud, equatore, fasce intermedie e fonti di vita. E Roberto Ardovino ha interpretato il sole. Certo, rappresentare il sole, questa sorgente di vita, è più complesso, altamente, una cosa incredibile, che non rappresentare una figura, che non rappresentare una paesaggistica, che non rappresentare un qualcosa che ha un movimento che permette all'artista di spaziare con forme, colori e quindi con ombre e quant'altro. Quindi la pittura non è più fatta di capacità interpretative e quindi illustrative, ma la pittura, ecco l'opera di Roberto Ardovino, entra a far parte di un qualcosa di molto più complesso, molto più difficile da interpretare e da renderla rappresentante del tuo pensiero. Questo è il problema dell'artista. Il suo pensiero deve essere rappresentato da ciò che dipinge. Qui Roberto Ardovino ci ha dato questo fantastico modo di poter leggere questa fonte di vita in un'opera che reputo veramente eccezionale, vista la complessità della tematica, vista la completezza del dialogo che l'autore vuole e ha voluto donare, vista anche la ricercatezza del dialogo più assolutamente profondo e completo. Però adesso ovviamente noi andiamo oltre e parlando di raffigurazione, di figurazione, e parlando di ciò che visivamente e cromaticamente deve avere qualcosa di intrigante, passiamo a quest'opera deliziosa, intrigante. Stiamo parlando di un artista che sicuramente ci dà molto piacere, lo dà anche a voi, e sappiamo grazie all'esito dei vari eventi in cui è presente, l'opera di Antonio Murgia. Tutto è perfetto. Tutto è perfetto, dice l'artista sul retro di questa tela, la titolazione dell'opera. Tutto è perfetto. All is perfect. Antonio Murgia. Credo che oggi, in questi tempi proprio, sia l'artista che con serenità, con tranquillità, con grande ricercatezza e anche, e possiamo dirlo, con grande umiltà, avendo avuto la capacità, l'opportunità, la possibilità di promuovere la sua opera, di proporre la sua opera anche a livello europeo, credo che oggi sia un artista tra i più apprezzati proprio dal collezionismo, dagli amanti dell'arte. Abbiamo avuto riscontro, e continuiamo a avere quotidianamente riscontro, viste le forme di interesse, le forme di apprezzamento e il piacere visivo della sua opera, che come ci diceva l'artista in un appuntamento che abbiamo avuto qualche settimana fa, la sua opera teoricamente potrebbe considerarsi astratta. La sua opera può considerarsi astratta in quanto questa cromia, questo insieme di colori, questo affascinante, chiamiamolo groviglio cromatico, di per sé è l'opera, di per sé è il suo sentimento. E del colore, tramite il colore, riesce a dare questa grande espansione al suo pensiero. La figurazione, la figura, quindi lo sguardo, gli occhi, la bocca, questo viso chiaramente femminile, dà adito bene al pensiero che sta rappresentando
Cioè, la rappresentazione della figura femminile è sicuramente l'espressione che l'artista offre per poter dialogare col gusto del bello, della serenità e dell'importanza. Ma la figurazione non è il punto cruciale, il punto di focalizzazione assoluta della sua opera. Fa parte del contesto cromatico. Infatti quello che a primo chito, proprio quello a prima vista, ci appare è proprio questa preponderanza cromatica, questi colori che non necessariamente appartengono a quello studio di cromatologia, sono colori che l'artista ha voluto imporre su questa tela, sono colori che l'artista ha sentito nel suo intimo per riportarli proprio in quello che è il dipinto. Antonio Murgia è quell'artista, anche negli eventi che siamo andati a realizzare, quindi dall'esposizione di opere, Antonio Murgia ha sempre riscontrato un successo e oggi come oggi, da qualche tempo ormai, vediamo che questo accettare, questo piacere, questa gioia è in crescita. Non è cambiato il collezionismo, sono cambiate le forme di collezionismo, sono cambiati magari dei perché, sono cambiati dei per come, ma non è cambiato il collezionismo perché fa sempre parte della ricerca di quello che è il bello, quello che giustamente dà soddisfazione. Oggi il collezionismo, in particolar modo in questi frangenti, ricerca l'investimento economico nell'opera d'arte, ma senza, tuttavia, rinunciare all'investimento del gusto, del piacere, del mi piace, quindi del bello. E Antonio Murgia sta dando soddisfazione a tutte le modalità di ricerca del collezionismo d'arte. Antonio Murgia è un autore che, mi permetto di dire, ovunque voi troviate la sua opera e che vi dia soddisfazione, portatevela o fatevela portare a casa vostra. Vale la pena, rappresenta l'io oggi, rappresenta certamente uno stile pittorico che compendia il passato, il presente e il futuro. Il mondo dell'arte è questo. Antonio Murgia. E proseguiamo adesso con l'artista che ha fatto della sua venezianità, di questa passione, di questo amore per questa fascia culturale particolare, una fascia molto grande, perché quando si parla non di Venezia in quanto città o provincia, ma si parla di Venezia in quanto storia della venezianità, si parla qualcosa molto più complesso, andiamo ben oltre. Addirittura la venezianità, noi sappiamo che esiste ed è meravigliosa, altre, anche oltre i confini nazionali odierni. Noi sappiamo che se proseguiamo la strada oltre Trieste, andiamo in un paese che non è più Italia, ma esiste ancora la venezianità, la storia di questa. Ecco, Fulvio Dotte racchiude in sé quello che è la grande passione, il grande amore per questa venezianità, che ovviamente porta dal Veneto al Friuli a tutta una fascia di pensiero, di cromie e quant'altro. Oggi abbiamo pensato per voi un'opera che sia meno, dove sia meno evidente, in particolar modo, quello che è la cromia della venezianità, quindi oro, azzurro, giallo sono le cromie particolari, no? Per portarvi in un dipinto, in una tecnica mista, come sempre si conviene, fatta anche di delicatezza, quindi con minor sfoggio di questa grande passionalità e contemporaneamente anche grande presenza di una gestualità che arricchisce l'opera stessa. Fulvio Dotte, 1 metro per 1 metro, è una finestra aperta in pratica, una finestra aperta non al passato, ma alla passione tematica dell'autore nel nostro attuale contemporaneo. E anche Fulvio Dotte è uno di quegli autori che noi definiamo giovani, parliamo di autori emergenti, parliamo di quello che è l'arte contemporanea oggi.
perché non dimentichiamo mai di rammentarci che ogni autore è contemporaneo al suo tempo e se ci racconta il suo contemporaneo certamente ci offre una chiave di lettura per tutto quanto riguarda le sue basi profonde e il voler testimoniare e documentare e perché no anche insistere su quel comunicare il proprio pensiero, il proprio agio o disagio nel momento contestuale della sua vita. Fulvio Dott, eccoci qui. Cari gentili ospiti, su questo artista è anni che mi date soddisfazione. Io vi chiedo di continuare a darmi soddisfazione perché più raccolgo le vostre positività di affermazione, più mi rendo anche capace di dirmi abbiamo scelto bene. Abbiamo scelto grazie ovviamente anche al vostro grande contributo, al vostro grande aiuto. E adesso vogliamo parlare di un artista che ci parla della città, che ci può parlare di un momento particolare che tutti conosciamo e magari vorremmo conoscere un po' meglio. E allora andiamo tranquillamente a vedere quest'opera spettacolare di Giuliano Trombini. Abbiamo visto? Abbiamo visto questa proprio... Abbiamo avuto modo di considerare questa proprio spaccare il discorso pittorico, rappresentativo, di pensiero, di quant'altro, per entrare in quello che è proprio il metropolismo. La città quale paesaggio costruito dall'uomo per l'uomo, la città vista attraverso un flash, attraverso un momento. Noi in quest'opera stiamo vedendo quello che sono gli aspetti e anche gli usi. Noi vediamo i mezzi di comunicazione, noi vediamo le figure con la moda del momento, noi vediamo il mondo occidentale. In quest'opera di Giuliano Trombini è rappresentato quello che è il metropolismo occidentale nella sua eleganza, nella sua anche semplicità, nella sua padronanza del tempo, nella sua attualità in quello che è il saper cogliere i momenti bui. Qui siamo di sera, quindi la sera vive. Non stiamo parlando di una paesaggistica urbana dove è il sole, come dice il nostro artista, sorgente di vita. Certo, il sole è sorgente di vita, ma in questa cultura, in questa visione, la sera, quindi dopo il tramonto, la vita continua, la vita prosegue, altri atteggiamenti, altri momenti, altre illuminazioni, quelle appunto poi ideate dall'uomo per soddisfare quello che è la volontà, il pensiero che la giornata sia di 24 ore e che si possa vivere le 24 ore a seconda dei momenti di riposo che ognuno di noi può richiedere o dover voler richiedere. Ecco, Giuliano Trombini da sempre nella sua pittura ci racconta anche quello che è il metropolismo, la visione, quello che è la rappresentazione, quello che è l'attualità, il mondo occidentale, la visione paesaggistica urbana di Giuliano Trombini. Credo che un'opera di questo livello, signori, possa solamente dire chiunque di voi mi piacerebbe perché in qualunque città io abiti, in quella parete ho la visuale di una finestra aperta attraverso una serata meravigliosa, uggiosa, piovosa in questo caso, dove i riflessi sono la luce della vita. E proseguiamo con l'artista che ci ha allietato della sua presenza, che ci ha allietato un'esposizione decisamente ben rappresentativa, adesso non soffermiamoci, ma ovviamente quando andiamo a parlare di Franca Pisani abbiamo l'opportunità di
offrire sempre un'opera che abbia un significato profondo. Qui stiamo parlando di un artista che sfidando le convenzioni, come dice nell'opera, sfidare le convenzioni, sfida esattamente quello che è il classicismo di quello che può essere considerato l'imperialismo visivo, quello che può essere considerato il normale nell'atto pittorico, perché Franca Pisani nell'atto pittorico rappresenta quello che è una dialogazione assolutamente avulsa dalla rappresentazione figurale, se non attraverso il pensiero dell'immagine che deve essere consacrata al suo intimo pensiero profondo. È un discorso perché Franca Pisani sta raggiungendo una notorietà e livelli di collezionismo di alto livello. Per un semplice motivo, perché la sua pittura è arte, perché la sua arte è attraverso anche la pittura. Infatti non dimentichiamoci, parliamo di pittrice, scultrice, parliamo di un artista che attraverso l'interpretazione dello strumento artistico dà sfoggio completo, dà a piene mani un dialogare su quello che è il suo pensiero profondo, quindi di essere vivente in una società che ha bisogno di informazione completa, complessa, ha bisogno di un'informazione che dia veramente delle opportunità. Allora attraverso le sue cromie, attraverso ecco, questo splendido, io dico arancione, questo giallo, questo rosso tendente al sole, attraverso le sue cromie, attraverso le sue forme, attraverso i suoi perché, ci offre una visibilità decisamente superba. Così come, proseguendo, come Franz Borghese ci ha offerto nella sua vita terrena, ma nella sua vita artistica, quella chiave di lettura ironica su quello che poi era il mondo complesso di questi personaggi fatti anche di nobiltà o semi-nobiltà, quindi diciamo personaggi di un certo stile, una certa eleganza, però ecco tutto con questa chiara ironia. Un'ironia che necessariamente è presente proprio nella sua opera, perché l'opera di Franz Borghese è immancabile di ironia nel modo più assoluto. E proseguiamo tranquillamente con un'altra opera deliziosa a cui dobbiamo dedicare qualche istante, perché io mi assento con la parola, ma non mi assento, sono qui con voi, perché vorrei una ripresa spettacolare su quest'opera incredibile di Paolo Radi. Io so che televisivamente è di un complesso, è di un difficile. Paolo Radi non è la facilità né nella ripresa televisiva né nell'interpretazione immediata riguardo alla sua opera. Paolo Radi è un artista complesso, con mille sfaccettature, con mille perché. Ma stiamo parlando di pittura, stiamo parlando di scultura, stiamo parlando certamente di espressione. Stiamo parlando certamente di artista che ha posto al primissimo posto la ricerca sull'innovazione assoluta, non minimamente tentando di perseguire le facili strade, i percorsi già agevolati, ma proprio immedesimandosi in una alfabetizzazione pittorica del tutto innovativa, del tutto unica e personale. Allora, con l'utilizzo, stiamo parlando di PVC, stiamo parlando di materiali di attualità, stiamo parlando di materiali
che nel secolo scorso o quello precedente ancora sarebbero stati impensabili. PVC. C'è anche pittura in acrilico, certamente. C'è anche il legno. C'è anche. Ma li stai vedendo, caro ospite? Questi materiali si stanno fondendo alla vista, questi materiali stanno vivendo una luce particolare, questa protuberanza rende il tutto ancora meno facile da leggere, ma ancora più facile da interpretare. E come? È difficile, poi è facile, no? Difficile e facile sono due concezioni, ma nessuna delle due è reale. La realtà, e anche la realtà è ricca di sfaccettature, esistono vari tipi di verità, no? La realtà è come la verità. È vero che c'è il sole oggi? Piovesse? C'è il sole, perché il sole c'è comunque. Allora la verità è che non c'è il sole o che il sole c'è, ma non lo possiamo vedere per motivazioni diverse. La verità è che quando è buio profondo c'è ancora il sole e dall'altra parte non lo vediamo, ma c'è. Allora la verità è quella che ci appaga, è quella che comprendiamo, è quella che facilmente leggiamo o quella che facilmente interpretiamo. Ecco, Pallorandi ragiona su questo, scandire il pensiero. Pallorandi quindi è un artista concettuale, seppur fisicamente possente, seppur matericità presente nella sua opera, ma la concettualità prevarica in assoluto. Allora la prima domanda che ci possiamo porre, a mio avviso, la prima domanda che ci possiamo porre è: mi piace o non mi piace? Mi dà uno stimolo di interesse o no? Quindi ci stiamo ponendo delle domande. Le risposte più o meno le conosciamo. Le risposte, noi ragioniamo sempre sul concetto della maggioranza e della cultura di base. Noi sappiamo che Pallorandi non avrebbe il successo che ha se non fosse artisticamente di grande livello. Andrebbe zoppicando, andrebbe un po' così. Invece Pallorandi è un artista conteso da gallerie importanti, da collezioni importanti. Conteso, signori, se vi offro quest'opera di Pallorandi, vi sto offrendo un regalo. Direte, ma è costoso? E certo, tutti i regali hanno un fondo di costo. La domanda è se è costoso o se è oneroso. Ne parliamo insieme anche a casa vostra, con l'opera, ne parliamo insieme in galleria, parliamo come, dove, come, quando e perché. Possiamo dire tutto tranquillamente. Ma adesso mi permetterei di dirvi una cosa, dovremmo avere il tempo di rivedere queste opere. Per cui rivediamo tutte queste 12 opere e poi parleremo ancora, come sempre. Rivediamo e cominciamo proprio da un'opera strepitosa, cominciamo dall'opera di Alfredo Rapetti Mogol. Alfredo Rapetti Mogol è poliedrico, come dicevamo, in quanto nasce come poeta nel suo DNA, nasce come quotidianità fatta di parole, fatta di significati profondi e anche dialoghi complessi nella loro apparente semplicità, molto dedicata a quello che è proprio il concetto e la concezione reale della popolarità, del popolare, quindi quel dialogo che tutti possiamo comprendere. Ecco, questo dialogo poetico Alfredo Rapetti Mogol lo ha trasportato in quello che poi
è un'altra espressione d'arte, la pittura. Quale opera abbiamo pensato che potesse essere oggi, per un collezionista attento, attento proprio alla scelta dell'opera? Perché parliamo sempre con una certa logica. Interessa il dialogo artistico di Alfredo Repetti Mogol? Fra le opere che abbiamo disponibili, il pensiero è stato: questo dipinto certamente ha e offre una motivazione molto valida. Per cui quando iniziamo con quest'opera, con questo dipinto delizioso, che ci parla proprio della nascita del giorno, ci parla di quella nascita del giorno, della quotidianità, ci parla di quello che è un sentimento che proprio all'alba o prima dell'alba, quindi lettera prima dell'alba. Noi attraverso la scrittura su questo fondo nero, quindi questa notte, questo profondo, osserviamo questa scrittura che è proprio nei primi colori dell'alba. Notiamo queste cromie, notiamo queste proprio note cromatiche didascaliche in assoluto, che ci permettono di comprendere il sentimento che è insito nell'opera stessa. Quindi, cari gentili signori, posso proporvi 1, 2, 10, 100 opere di Alfredo Repetti Mogol e per ognuna di esse c'è una motivazione profonda. Perché? Primo perché l'artista, nella sua realizzazione dell'opera, sempre impone a se stesso di immettere parte del suo sentimento profondo. Per ogni opera scelta quindi dall'artista, perché Alfredo Repetti Mogol non permette di porre in pubblicità, sul mercato, nel collezionismo, nulla che non lo soddisfi. Tante volte mi dice: se dovessi realizzare un'opera che non mi soddisfa, la distruggo, la cancello, come se un testo che non mi soddisfa, per me è scritto male, per cui quel testo non esiste, non lo vedrà mai nessuno, perché non facendo me come autore, come artista, non voglio e non posso permettere che rappresenti la mia arte, il mio pensiero. Per cui le opere sono scelte già dall'artista, poi ci permettiamo di scegliere noi come galleria quello che ci offre la possibilità quindi di questa ulteriore scelta. E in ogni appuntamento noi proponiamo mediamente un'opera per ogni autore, no? Difficilmente troviamo due opere dello stesso artista, può capitare, ma sono stati momenti abbastanza rari, abbastanza unici, salvo che non si tratti di una esposizione, di una mostra o quant'altro, dove poi vediamo tutto dello stesso autore. Allora quello è un evento. Ma io in questo momento dico: ma siamo ospiti nei vostri salotti, siamo in tutta Italia in questo momento, giusto? In tutta Italia offriamo questo sentimento, offriamo questa sensibilità di un autore sicuramente di grande spessore, Alfredo Repetti Mogol. Caro gentile ospite, è vero, il mio dialogo è sempre rivolto a voi con la massima serenità e con la massima possibilità di ben conoscerci e quindi tentare di apprezzare le motivazioni per cui la Galleria Viola Arte, Emozioni d'Arte, esiste ed è da tanti anni che sono con voi. Ma però non manchiamo, e non è un però, ma è una chiarificazione, non manchiamo di dire: non parliamo di una galleria che deve, vuole vendere dipinti, quadri, comunque si siano. Parliamo di una galleria che vuole avere l'opportunità di scegliere e quindi di proporsi come galleria sulle proprie scelte, su quello che sono autori che sporadicamente possono essere presenti oppure invece con abitudine, con continuità sono anche presenti nella nostra galleria. L'opera di Alfredo Repetti Mogol direi che è molto costante nella nostra vetrina, in quello che è la nostra proposta.
questo dipinto mi permetterei di consigliarlo a tutti. Ma dal momento che tutti siete tanti e il dipinto è uno, io non le chiedo, caro gentile ospite, di telefonare e dire è mio, lo compro, e non importa, non voglio neanche sapere economicamente quanto mi chiedi, come me le chiedi, in che modalità posso visionare l'opera, e sapete che vengo a casa vostra, e sapete che vi porto il dipinto, e sapete che per i pagamenti ci mettiamo d'accordo personalmente, sapete che c'è tutta poi una logica da oltre 40 anni che con voi vi propongo, sapete che non siete obbligati a nulla, siete voi che vi auto-obbligate al piacere di offrirvi la vostra ospitalità, se volete che venga io con il dipinto. Se volete venire voi in galleria potete venirci a trovare, e la nostra ospitalità ovviamente esiste in quanto siamo qui appositamente. Per cui di tutto quello che è poi il dialogo economico-commerciale ne parliamo personalmente, ma sicuramente non avremo nessun problema. Per la scelta dell'opera vi appare televisivamente splendida come io sto tentando di annunciarla? Bene, sappiamo la realtà. De viso, toccarla con mano, tutte le opere, tutti gli artisti sicuramente si leggono meglio e danno molta più soddisfazione, quindi è difficile sbagliare. Ma se lei non mi telefona allo 0321864068, mi conferma il suo interesse, eventualmente poi una mia telefonata per fissarci un appuntamento in galleria o a casa sua, io non lo potrò sapere. E lei avrà perso l'opportunità di poter arricchire la sua collezione con un'opera che onestamente le sto proponendo con il massimo piacere e con la massima gioia. Alfredo Rapetti, Mogol, questa lettera prima dell'alba. Ma proseguiamo. Proseguiamo e andiamo. Abbiamo ancora per voi pochissime disponibilità, perché le opere di Roberto Crippa non è che si reperiscono così con facilità, specie ovviamente in quella qualità che andiamo a ricercare. Abbiamo anche opere degli anni 50, questo è un dipinto del 1970, quindi datazione chiara, precisa, quindi non lascia spazio a un dialogo temporale possibile, ma la certezza, 1970, Roberto Crippa, tecnica mista, il suo periodo dei sugheri. Come è nata l'idea, Roberto Crippa, di utilizzare il sughero nelle sue opere? Questi sugheri ovviamente poi lavorati, intagliati, bucati, dipinti, e quant'altro, quindi pittura, collage, creazione di un'opera che ha tutto nella sua unicità, dalle cromie alla stesura del colore, al collage che di per sé è qualcosa di realmente intrigante nell'opera del grande artista. Roberto Crippa è uno degli autori nella storia dell'arte contemporanea, non dimentichiamocelo, Roberto Crippa, Gianni Dova, Mastroianni, c'è proprio una sequenza, ci sono alcuni autori che, avendo anche lavorato insieme, avendo anche condiviso i sogni, la ricerca e quant'altro, ci offrono una panorama decisamente interessante, decisamente intrigante, proprio per quello che è la stesura della loro opera. Questo dipinto di Roberto Crippa, mi permetto di dirvi, signori, è un'opera di alta, altissima qualità. Se vi manca, io ho tanti gentili collezionisti, amici, che hanno alcune opere di Roberto Crippa e ancora sarebbero tentati di aumentare numericamente, pur sempre stando in quella qualità, in quella giusta logica di onore all'arte, di aumentare proprio la quantità di opere a firma Roberto Crippa. Tanto sono innamorati della sua pittura, di quello che è stato il suo messaggio, che per motivi, ahimè, di scomparsa molto precoce rispetto, diciamo, alla normalità, non ci permette magari di spaziare di più in maniera assoluta sul numero, sulla quantità delle opere.
però sappiamo che le opere di grande qualità esistono, ci sono, e ne abbiamo alcune disponibili per voi che ricercate questo tipo di qualità in un autore che certamente è nella storia dell'arte, non lo dico io, lo dice proprio la realtà. Roberto Crippa, opera importante, opera, caro gentile amico, che se dovessi mancare a dimostrare la tua intenzione, il tuo interesse, il tuo perché, potrebbe essere il rimpianto. Vivere di rimpianti è brutto, vero? Il rimpianto forse è la cosa più terribile che si può avere. Potevo, avrei potuto, se avessi, col senno del poi, con i se, con i ma, e il potevo o vorrei ma non posso, pensiamo al vorrei ma non posso. Io credo che qui si possa tutto quello che si vuole, buona volontà, passione per l'arte, quindi non solo una base culturale ma anche una base emotiva e una base anche di sensibilità che non può mancare, se no altrimenti non esisterebbe il collezionare il gusto del bello. Il gusto del bello, se non hai sensibilità, non esiste, non consideri neppure l'esistenza di questa grande e meravigliosa realtà che contraddistingue moltissimo. E a questo punto, signori, eccoci su un'altra opera deliziosa, importante, pubblicata, e stiamo osservando quest'opera di cui ha il titolo Non ci resta che piangere, di Giuseppe Veneziano. Giuseppe Veneziano, in questo dipinto incredibilmente splendido, in questo dipinto che ci chiaramente riporta a quello che sono le logiche artistiche, le logiche di pensiero dell'autore. Ecco l'opera, eccola pubblicata, come dicevamo, un dipinto che merita la vostra attenzione. Perché? Qualitativamente sicuramente di splendore. Come titolo dell'opera, gentile, sereno, allegro, in quello che è proprio la tematica ricorrente dell'autore. La qualità del dipinto chiaramente visibile, l'investimento economico intrigante, in quanto anche la nostra richiesta ritengo sia altamente soddisfacente. Dobbiamo parlare di denaro adesso? No. Potete telefonare al nostro centralino 0321 864 068, potete chiedere l'informazione, la diamo a tutti, non chiediamo nulla, non vi chiediamo il documento, a chi diamo l'informazione è per tutti, ovviamente, come sempre. Vogliamo avere una trattativa privata? Lasciate il vostro recapito, il vostro numero telefonico. Se volete solo l'informazione potete ottenerla, ma il mio consiglio è un altro: chiedete pure l'informazione, lasciate il vostro nome, lasciate il vostro numero telefonico, magari anche gli orari in cui vi posso disturbare, vi telefonerò personalmente, fisseremo ben effettivamente, se vorremo, se vorrete, un appuntamento. Vedete, avrete l'opportunità di vedere l'opera a casa vostra, oltre che in galleria, si intenda. Verrò personalmente, verrei personalmente io, parleremo di tutto quello che concerne l'investimento economico, quindi magari anche un ottimo risparmio su quello che è il mercato attuale, o magari un'ottima opportunità anche per viste le modalità di pagamento che potremmo andare incontro, vedremo quindi insieme le nostre reciproche esigenze, e credo che la vostra collezione avrà ancora un motivo in più di orgoglio, e credo che il nostro appuntamento televisivo quindi verrà sempre più seguito, con motivi d'orgoglio sempre in crescendo. Questa è la mia proposta, signori, mi raccomando, l'opera di Giuseppe Veneziano non lasciamola perdere, come un altro dipinto che vi invito a non perdere, l'opportunità perlomeno. La Galleria d'Arte deve acquistare e vendere, perché questa è l'attività commerciale, ma il deve acquistare e vendere non vuol dire che deve acquistare e vendere qualsiasi prodotto artistico o pseudo-artistico dovesse capitare, ma lo facciamo, noi facciamo acquisto e vendita solo su quelle opere che riteniamo
intriganti, interessanti e altamente rappresentative per noi che svolgiamo questa attività. Mi dicono, l'attività di gallerista è un'attività sicuramente professionale, autodefinita però, ce la autodefiniamo, decidiamo, desideriamo di svolgere questa attività e iniziamo. E come in tutte le attività, come nello sport, come nella musica, come in tutto quello che è il piacere della vita, alcuni proseguono, alcuni cambiano. Cambiano perché si accorgono che forse non è il loro mondo, forse ci si accorge che non si... Per mille motivazioni non ci sono i cambiamenti. 40 anni, tranquilli, qualcuno in più. E non ripetere le stesse cose, perché se no altrimenti sarebbe un giorno, non sarebbero più di 40 anni. E continuare tutti i giorni a scoprire l'innovazione, la novità, il perché, il dire non comprare il dipinto perché te lo dice la moltitudine. Osservalo, amalo, poi trattalo, poi definisci, poi arricchisci la tua collezione, arricchisci il tuo ego, il tuo amor proprio, il tuo orgoglio, arricchisci la tua gioia, anche sotto il profilo di investimento, anche. Perché il vero primo investimento ovviamente è quello culturale. Si parla di arte, si parla di cultura. E questo è un mio dire da sempre. Sin dai primordi di questa nostra attività all'inizio, mi permettevo di dire, un dipinto che piace arricchisce, un dipinto che piace dà soddisfazione. Poi, se questo dipinto, se questo artista ha una crescita a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale, ben venga. Nessuno è sfavorevole a questo piacere, a questa gioia, iniziando comunque sempre mi piace, mi dice qualcosa e poi scopri che negli anni l'artista, la sua arte, la sua opera non invecchia, invecchia l'opera ma è contemporanea, quindi vuol dire che l'artista ha anticipato di decenni con la sua opera una realtà. Allora, Achille Perilli, gentili signori, quest'opera è del 2007, è datata 2007, certificata 2007 e quindi sappiamo che è del 2007. Ma quando un dipinto ha 10 anni, dice, ma fra 10 anni sarà datato, magari non sarà più così giovane, così attuale nel tempo che verrà. Ecco, mi ditemi voi se un'opera di Achille Perilli di questa qualità non è ancora innovazione nell'arte. Eppure andiamo a vedere i suoi libri, andiamo a rileggere le sue mostre, la sua storia. Noi notiamo che la contemporaneità quindi è come un elastico dove il tempo ha una misurazione diversa dalle canoniche 24 ore quotidiane. Ecco perché allora quest'opera di Achille Perilli, questo dipinto, 1 metro per 1 metro, quindi anche di dimensioni notevoli, l'enigma risolto, no scusatemi, il tocco magico. Credetemi, toccare l'opera con le proprie mani e sapere che 10 anni fa Achille Perilli ha realizzato quest'opera apparentemente semplice è una grandissima gioia per me. Ma io sono semplicemente qui per dire deve andare via dalla galleria, è la nostra attività. La voglio offrire a un collezionista che attraverso quell'occhio, si chiama GF ormai si chiama GF, sappia intravedere l'opportunità di adesso, di questo momento. Fra un'ora potrebbe essere tardi, fra 5 minuti potrebbe essere tardi,
figuriamoci fra una settimana, fra un mese, ah, quel dipinto che ho visto in quell'appuntamento. Signore, io sono nel salotto vostro in tutta Italia. Quante gentili persone sono collezionisti d'arte? Non molte, ma non poche. L'opera è sempre una. E questa è l'opera che oggi vi sto proponendo. L'opera che domani potreste non avere più nella disponibilità delle vostre scelte. Riflettiamoci. 0321-864068. Il nostro numero telefonico è sempre, costantemente presente durante il nostro appuntamento. Da quel numero telefonico potete aprire il mondo con la nostra galleria. Magari anche navigando via internet, violarte.com. Violarte.com è il nostro sito, c'è quindi tutto quello che è la fonte di informazione pubblica completa. Poi da lì potete accedere, anche quindi iscrivervi, alla possibilità di entrare nei vari social in cui siamo comunque presenti, Facebook piuttosto che YouTube, piuttosto che LinkedIn, piuttosto che Instagram, cioè tutto quello che è il mondo social, quindi l'attualità della comunicazione, questa comunicazione che non avviene più con le mie parole, ma avviene con i fatti che visivamente vi vengono trasmessi e visibili a chiunque in tutto il mondo. Ecco, questa è la comunicazione oggi. In quella comunicazione, in questa innovativa forma di innovazione, ci siamo. Potete quindi consultare, potete valutare, potete dialogare, potete anche scrivere, richiedere quello che possono essere i vostri interessi, quello che possono essere le vostre volontà, magari di vendere, magari avete una collezione o parte di collezione o un dipinto che vorreste vendere, prima di magari accettare una proposta che potrebbe non esservi soddisfacente, consultateci, insomma, fatevi sentire, parliamo d'arte, per cui andiamo tranquillamente adesso a un'altra opera, oserei dire particolarmente intrigante, perché con Angel Ortiz andiamo a vedere un piccolo ma prestigioso messaggio d'autore. Noi sappiamo che Angelo Ortiz ha avuto quindi l'abbrivio, tutto quello che è la sequenza della sua forma pittorica, artistica, stilistica, in quello che sono i messaggi che ci rammentano un certo movimento importante di oltreoceano. Ecco, oggi, e abbiamo altre disponibilità ovviamente, vi propongo questo piccolo gioiello. Non vi trattengo molto su quest'opera e non mi soffermo neppure molto, perché il nome Angel Ortiz sta già risvegliando il suo interesse gentile ospite. In questo momento lei può telefonare e dire: sto intravedendolo, non mi dispiace, ma è piccolo. Certo che è piccolo, se non vado errando, vi dico la dimensione, anche se la nostra regia ve lo comunica sempre in maniera scritta, sempre scrivere quello che è: 23 cm di base per 31 cm in altezza, quest'opera di Angel Ortiz eseguita da acrilico su tela, parliamo di un'opera unica. A vostra disposizione quest'opera e anche altre di cui abbiamo disponibilità, ma abbastanza limitata. Tengo presente che non abbiamo una grandissima disponibilità di opere, ma sicuramente oggi un'ottima scelta, un'ottima possibilità, serie di possibilità, ecco, per essere molto più didascalico. Mi fanno segno che per parlarvi di 12 dipinti, per rivederli un attimino adeguatamente bene, dovrei essere anche un po' più rapido, ma la mia caratteristica è la calma. Quella calma che aiuta personalmente, aiuta me ad apprezzare sempre di più un'opera d'arte, un messaggio d'arte. Perché è come visitare un'esposizione, una mostra. Si può forse camminando vedere tutto quello che è proponibile, proposto? Bisogna soffermarsi. Poi magari non ci si sofferma perché abbiamo delle scelte, vogliamo vedere particolarmente un qualcosa piuttosto che altro, ma ci vuole il tempo proprio di assimilazione dell'informazione anche visiva. Un dipinto l'abbiamo
valutato, l'abbiamo letto bene, seppur ci siamo soffermati 10, 15, 20 minuti o 30, io credo che a volte quando noi vediamo amanti dell'arte che si soffermano innanzi a un'opera e magari tornano il giorno dopo o il giorno seguente ancora per 4-5 volte consecutivamente e il primo giorno lo vede per 5 minuti, poi si sofferma mezz'ora e poi capita quella giornata che si siede addirittura e lo contempla, quindi non lo vede, lo contempla per 2-3 ore, allora capiamo che lì c'è proprio l'assimilazione dell'informazione assoluta, cioè, è nato proprio il feeling fra l'artista che ha lasciato indelebilmente qualcosa su quella tela, su quella tavola, su quella base pittorica e il fruitore, il collezionista, che osservandola sta conquistando un punto letteralmente importante. E adesso permettetemi anche il piacere di proporvi l'opera di un artista che sta riscuotendo letteralmente un successo splendido, seppure ancora oggi la sua richiesta economica, la sua valutazione commerciale sulle sue opere è ancora talmente modesta per cui c'è un mondo aperto, c'è un'opportunità spettacolare sull'opera di Roberto Ardovino. Ecco, di Roberto Ardovino vi ho proposto in altre situazioni, in altri momenti, opere sempre con un particolare, quindi ricche di un qualcosa. Oggi abbiamo pensato di proporre a voi quello che l'artista proprio sente con grande cuore, con grande gioia. Diceva, è un sole. Può essere considerato il sole in quanto lo è. Lo vediamo. Questo cuore pulsante, questa luce, questo grande... Noi abbiamo in tecnica mista, così come consuetudine per l'opera di Roberto Ardovino, quest'opera, sorgente di vita. Ecco, sorgente di vita, questo è il titolo che ha dato l'opera, l'artista all'opera, in quanto il sole è la nostra sorgente di vita. Se non esistesse il sole, noi diamo per scontato che il sole esiste, diamo per scontato che dopo il giorno arriva la notte. Oltretutto noi abitiamo in una fascia del pianeta dove effettivamente il giorno e la notte sono ben marcati come tempistiche. Se noi fossimo nei poli o nord o sud, forse avremmo una visione, quindi un'interpretazione del giorno e della notte diversa, ma non impossibile, non improbabile, diversa da quello che sono le nostre abitudini. Noi siamo abituati a vedere un sole sul biancastro durante i periodi autunno-inverno, un sole accecante durante il periodo estivo. Siamo in questa fascia del pianeta. In altre fasce, altre abitudini, altre consuetudini dalla nascita. Se chi non migra da una parte o all'altra e che costantemente è in quella zona, ha questa abitudine dalla nascita, per cui non dico tutta la vita, ma solo spostandosi o per vacanza o per motivi di lavoro o comunque per i motivi più svariati, andando a leggere altre situazioni, ha altre visioni. Ma di certo è che il sole è la sorgente della vita. Polo nord, polo sud, equatore, fasce intermedie e fonte di vita. E Roberto Ardovino ha interpretato il sole. Certo, rappresentare il sole, questa sorgente di vita, è più complesso, altamente, una cosa incredibile, che non rappresentare una figura, che non rappresentare una paesaggistica, che non rappresentare un qualcosa che ha un movimento che permette all'artista di spaziare con forme, colori e quindi con ombre e quant'altro. Quindi la pittura non è più fatta di capacità interpretative e quindi illustrative, ma la pittura, ecco l'opera di Roberto Ardovino,
entra a far parte di un qualcosa di molto più complesso, molto più difficile da interpretare e da renderla rappresentante del tuo pensiero. Questo è il problema dell'artista. Il suo pensiero deve essere rappresentato da ciò che dipinge. Qui Roberto Rodovino ci ha dato questo fantastico modo di poter leggere questa fonte di vita in un'opera che reputo veramente eccezionale, vista la complessità della tematica, vista la completezza del dialogo che l'autore vuole e ha voluto donare, vista anche la ricercatezza del dialogo più assolutamente profondo e completo. Però adesso ovviamente noi andiamo oltre e parlando di raffigurazione, di figurazione, e parlando di ciò che visivamente e cromaticamente deve avere qualcosa di intrigante, passiamo a quest'opera deliziosa, intrigante. Stiamo parlando di un artista che sicuramente ci dà molto piacere, lo dà anche a voi, e sappiamo grazie all'esito dei vari eventi in cui è presente, l'opera di Antonio Murgia. Tutto è perfetto. Tutto è perfetto, dice l'artista sul retro di questa tela, la titolazione dell'opera. Tutto è perfetto. All is perfect. Antonio Murgia. Credo che oggi, in questi tempi proprio, sia l'artista che con serenità, con tranquillità, con grande ricercatezza e anche, e possiamo dirlo, con grande umiltà, avendo avuto la capacità, l'opportunità, la possibilità di promuovere la sua opera, di proporre la sua opera anche a livello europeo, credo che oggi sia l'artista tra i più apprezzati proprio dal collezionismo, degli amanti dell'arte. Abbiamo avuto riscontro, e continuiamo a avere quotidianamente riscontro, viste le forme di interesse, le forme di apprezzamento, e il piacere visivo della sua opera, che come ci diceva l'artista in un appuntamento che abbiamo avuto qualche settimana fa, la sua opera teoricamente potrebbe considerarsi astratta. La sua opera può considerarsi astratta in quanto questa cromia, questo insieme di colori, questo affascinante, chiamiamolo groviglio cromatico, di per sé è l'opera, di per sé è il suo sentimento. E del colore, tramite il colore, riesce a dare questa grande espansione al suo pensiero. La figurazione, la figura, quindi lo sguardo, gli occhi, la bocca, questo viso chiaramente femminile, dà adito bene al pensiero che sta rappresentando, cioè la rappresentazione della figura femminile è sicuramente l'espressione che l'artista offre per poter dialogare col gusto del bello, della serenità e dell'importanza. Ma la figurazione non è il punto cruciale, il punto di focalizzazione assoluta della sua opera. Fa parte del contesto cromatico. Infatti quello che a primo chitto, proprio quello a prima vista, ci appare è proprio questa preponderanza cromatica, questi colori che non necessariamente appartengono a quello studio di cromatologia, sono colori che l'artista ha voluto imporre su questa tela, sono colori che l'artista ha sentito nel suo intimo per riportarli proprio in quello che è il dipinto. Antonio Murgia è quell'artista, anche negli eventi che siamo andati a realizzare, quindi dall'esposizione di opere, Antonio Murgia ha sempre riscontrato un successo e oggi come oggi, da qualche tempo ormai, vediamo che questo accettare, questo piacere, questa gioia è in crescita. Non è cambiato il collezionismo, sono cambiate le forme di collezionismo, sono cambiati magari dei perché, sono cambiati dei per come, ma non è cambiato il collezionismo perché fa sempre parte della ricerca di quello che è il bello, quello che giustamente dà soddisfazione. Oggi il collezionismo, in particolar modo in questi frangenti, ricerca
l'investimento economico nell'opera d'arte, ma senza tuttavia rinunciare all'investimento del gusto, del piacere, del mi piace, quindi del bello. E Antonio Murgia sta dando soddisfazione a tutte le modalità di ricerca del collezionismo d'arte. Antonio Murgia è un autore che, mi permetto di dire, ovunque voi troviate la sua opera e che vi dia soddisfazione, portatevela o fatevela portare a casa vostra. Vale la pena, rappresenta l'io oggi, rappresenta certamente uno stile pittorico che compendia il passato, il presente e il futuro. Il mondo dell'arte è questo. Antonio Murgia. E proseguiamo adesso con l'artista che ha fatto della sua venezianità, di questa passione, di questo amore per questa fascia culturale particolare, una fascia molto grande, perché quando si parla non di Venezia in quanto città o provincia, ma si parla di Venezia in quanto storia della venezianità, si parla di qualcosa molto più complesso, andiamo ben oltre. Addirittura la venezianità, noi sappiamo che esiste ed è meravigliosa, altre anche oltre i confini nazionali odierni. Noi sappiamo che se proseguiamo la strada oltre Trieste, andiamo in un paese che non è più Italia, ma esiste ancora la venezianità, la storia di questa. Ecco, Fulvio Dotte racchiude in sé quello che è la grande passione, il grande amore per questa venezianità, che ovviamente porta dal Veneto al Friuli a tutta una fascia di pensiero, di cromie e quant'altro. Oggi abbiamo pensato per voi un'opera che sia meno, dove sia meno evidente, in particolar modo, quello che è la cromia della venezianità, quindi oro, azzurro, giallo, sono le cromie particolari, no? Per portarvi in un dipinto, in una tecnica mista, come sempre si conviene, fatta anche di delicatezza, quindi con minor sfoggio di questa grande passionalità e contemporaneamente anche grande presenza di una gestualità che arricchisce l'opera stessa. Fulvio Dotte, un metro per un metro, è una finestra aperta in pratica, una finestra aperta non al passato, ma alla passione tematica dell'autore nel nostro attuale contemporaneo. E anche Fulvio Dotte è uno di quegli autori che noi definiamo giovani, parliamo di autori emergenti, parliamo di quello che è l'arte contemporanea oggi, perché non dimentichiamo mai di rammentarci che ogni autore è contemporaneo al suo tempo e se ci racconta il suo contemporaneo certamente ci offre una chiave di lettura per tutto quanto riguarda le sue basi profonde e il voler testimoniare e documentare e perché no anche insistere su quel comunicare il proprio pensiero, il proprio agio o disagio nel momento contestuale della sua vita. Fulvio Dotte, eccoci qui. Cari gentili ospiti, su questo artista è anni che mi date soddisfazione. Io vi chiedo di continuare a darmi soddisfazione perché più raccolgo le vostre positività di affermazione, più mi rendo anche capace di dirmi abbiamo scelto bene, abbiamo scelto grazie ovviamente anche al vostro grande contributo, al vostro grande aiuto. E adesso vogliamo parlare di un artista che ci parla della città, che ci può parlare di un momento particolare che tutti conosciamo e magari vorremmo conoscere un po' meglio. E allora andiamo tranquillamente a vedere quest'opera spettacolare di Giuliano Trombini. Abbiamo visto? Abbiamo visto questa proprio, abbiamo avuto modo di considerare questa proprio spaccare il discorso pittorico, rappresentativo, di pensiero, di quant'altro, per entrare in quello che è proprio il metropolismo.
la città. La città, quale paesaggio costruito dall'uomo per l'uomo, la città vista attraverso un flash, attraverso un momento. Noi in quest'opera stiamo vedendo quello che sono gli aspetti e anche gli usi. Noi vediamo i mezzi di comunicazione, noi vediamo le figure con la moda del momento, noi vediamo il mondo occidentale. In quest'opera di Giorgio Bini è rappresentato quello che è il metropolismo occidentale nella sua eleganza, nella sua anche semplicità, nella sua padronanza del tempo, nella sua attualità in quello che è il saper cogliere i momenti bui. Qui siamo di sera, quindi la sera vive. Non stiamo parlando di una paesaggistica urbana dove è il sole, come dice il nostro artista, sorgente di vita. Certo, il sole è sorgente di vita, ma in questa cultura, in questa visione, la sera, quindi dopo il tramonto, la vita continua, la vita prosegue, altri atteggiamenti, altri momenti, altre illuminazioni, quelle appunto poi ideate dall'uomo per soddisfare quello che è la volontà, il pensiero che la giornata sia di 24 ore e che si possa vivere le 24 ore a seconda dei momenti di riposo che ognuno di noi può richiedere o dover voler richiedere. Ecco, Giuliano Tromini da sempre nella sua pittura ci racconta anche quello che è il metropolismo, la visione, quello che è la rappresentazione, quello che è l'attualità. Il mondo occidentale, la visione paesaggistica urbana di Giuliano Tromini. Credo che un'opera di questo livello, signori, possa solamente dire chiunque di voi, mi piacerebbe perché in qualunque città io abiti, in quella parete ho la visuale di una finestra aperta attraverso una serata meravigliosa, uggiosa, piovosa in questo caso, dove i riflessi sono la luce della vita. E proseguiamo con l'artista che ci ha allietato della sua presenza, che ci ha allietato un'esposizione decisamente ben rappresentativa, adesso non soffermiamoci, ma ovviamente quando andiamo a parlare di Franca Pisani abbiamo l'opportunità di offrire sempre un'opera che abbia un significato profondo. Qui stiamo parlando di un artista che sfidando le convenzioni, come dice nell'opera, sfidare le convenzioni, sfida esattamente quello che è il classicismo di quello che può essere considerato l'imperialismo visivo, quello che può essere considerato il normale nell'atto pittorico, perché Franca Pisani nell'atto pittorico rappresenta quello che è una dialogazione assolutamente avulsa dalla rappresentazione figurale, se non attraverso il pensiero dell'immagine che deve essere consacrata al suo intimo pensiero profondo. È un discorso perché Franca Pisani sta raggiungendo una notorietà e livelli di collezionismo di alto livello. Per un semplice motivo, perché la sua pittura è arte, perché la sua arte è attraverso anche la pittura. Infatti non dimentichiamoci, parliamo di pittrice, scultrice, parliamo di un artista che attraverso l'interpretazione dello strumento artistico dà sfoggio completo, dà a piene mani un dialogare su quello che è il suo pensiero profondo, quindi di essere vivente in una società che ha bisogno di informazione completa, complessa,
ha bisogno di un'informazione che dia veramente delle opportunità. Allora, attraverso le sue economie, attraverso, ecco, questo splendido, io dico arancione, questo giallo, questo rosso tendente al sole, attraverso le sue economie, attraverso le sue forme, attraverso i suoi perché, ci offre una visibilità decisamente superba. Così come, proseguendo, come Franz Borghese ci ha offerto nella sua vita terrena, ma nella sua vita artistica, quella chiave di lettura ironica su quello che poi era il mondo complesso di questi personaggi, fatti anche di nobiltà o semi-nobiltà, quindi diciamo personaggi di un certo stile, una certa eleganza, però ecco tutto con questa chiara ironia, un'ironia che necessariamente è presente proprio nella sua opera, perché l'opera di Franz Borghese è immancabile di ironia nel modo più assoluto. E proseguiamo tranquillamente con un'altra opera deliziosa a cui dobbiamo dedicare qualche istante, perché io mi assento con la parola, ma non mi assento, sono qui con voi, perché vorrei una ripresa spettacolare su quest'opera incredibile di Paolo Radi. Io so che televisivamente è di un complesso, è di un difficile. Paolo Radi non è la facilità né nella ripresa televisiva né nell'interpretazione immediata riguardo alla sua opera. Paolo Radi è un artista complesso, con mille sfaccettature, con mille perché. Ma stiamo parlando di pittura, stiamo parlando di scultura, stiamo parlando certamente di espressione, stiamo parlando certamente di artista che ha posto al primissimo posto la ricerca sull'innovazione assoluta, non minimamente tentando di perseguire le facili strade, i percorsi già agevolati, ma proprio immedesimandosi in una alfabetizzazione pittorica del tutto innovativa, del tutto unica e personale. Allora, con l'utilizzo, stiamo parlando di PVC, stiamo parlando di materiali di attualità, stiamo parlando di materiali che nel secolo scorso o quello precedente ancora sarebbero stati impensabili. PVC, c'è anche pittura in acrilico, certamente, c'è anche il legno, c'è anche, ma li stai vedendo, caro ospite? Questi materiali si stanno fondendo alla vista, questi materiali stanno vivendo una luce particolare. Questa protuberanza rende il tutto ancora meno facile da leggere, ma ancora più facile da interpretare. E come? È difficile, poi è facile, no? Difficile e facile sono due concezioni, ma nessuna delle due è reale. La realtà, e anche la realtà è ricca di sfaccettature, esistono vari tipi di verità, no? La realtà è come la verità. È vero che c'è il sole oggi? Piovesse? C'è il sole, perché il sole c'è comunque. Allora la verità è che non c'è il sole, o che il sole c'è, ma non lo possiamo vedere per motivazioni diverse. La verità è che quando è buio profondo c'è ancora il sole e dall'altra parte non lo vediamo, ma c'è. Allora la verità è quella che ci appaga
è quella che comprendiamo, è quella che facilmente leggiamo o quella che facilmente interpretiamo? Ecco, Paolo Landi ragiona su questo, scandire il pensiero. Paolo Landi quindi è un artista concettuale, seppur fisicamente possente, seppur matericità presente nella sua opera, ma la concettualità prevarica in assoluto. Allora la prima domanda che ci possiamo porre, a mio avviso la prima domanda che ci possiamo porre è: mi piace o non mi piace? Mi dà uno stimolo di interesse o no? Quindi ci stiamo ponendo delle domande. Le risposte più o meno le conosciamo. Le risposte, noi ragioniamo sempre sul concetto della maggioranza e della cultura di base. Noi sappiamo che Paolo Landi non avrebbe il successo che ha se non fosse artisticamente di grande livello. Andrebbe zoppicando, andrebbe un po' così. Invece Paolo Landi è un artista conteso da gallerie importanti, da collezioni importanti, conteso. Signori, se vi offro quest'opera di Paolo Landi, vi sto offrendo un regalo. Direte, ma è costoso. E certo, tutti i regali hanno un fondo di costo. La domanda è se è costoso o se è oneroso. Ne parliamo insieme anche a casa vostra, con l'opera, ne parliamo insieme in galleria, parliamo come, dove, come, quando e perché. Però io ho un'abitudine. Un'abitudine che molti gentili ospiti condividono. Quella di, nel nostro momento, nelle nostre due ore, lasciarvi due, tre minuti non in solitudine, ma in compagnia delle opere, senza il frastuono della mia voce. Perché? Perché per me parlare con voi, signori, è sempre un piacere e mi viene congeniale, è così spontaneo che assolutamente quello che fa piacere non può assolutamente dare dispiacere. Però vi devo lasciare un paio di minuti con la nostra regia, con le nostre basi musicali, in compagnia di queste 12 opere, per poterle meglio interpretare, e noi ci vediamo fra poco. Thank you.
esserci arrivati, grazie di averci seguito ancora, grazie di stare ancora con noi per questo pochissimo, per questa piccola manciata di secondi ancora. 12 proposte, 12 opere scelte. Io non ho chiesto al nostro centralino come va, quante decine, centinaia, migliaia, non lo so, di gentili amici ci hanno telefonato, ci stanno telefonando. Potete continuare, potete farmi anche dopo il termine del nostro appuntamento, anche in orari diversi, chiedere se l'opera che avete intravisto, visto, è ancora disponibile per il vostro eventuale interesse. Vi chiedo di rammentare la condizione. Siamo a Galliate, via Gramsci 42, provincia di Novara, autostrada Milano-Torino, la A4, uscita Novara Est, per venire a trovarci in galleria. Analogo, avete voi un domicilio o un ufficio, comunque volete vedere le opere a casa vostra, nel vostro ufficio, vengo personalmente, non mando intermediari. Il prezzo, la richiesta, la potete sapere dal nostro centralino. Tutte le trattative possibili, immaginarie, che nel mondo dell'arte esistono e quindi dove sia possibile si arriva, le facciamo personalmente, io e lei, caro gentile ospite, a casa sua, in galleria. Ci troviamo, magari andiamo anche a cena insieme, qualunque cosa, parliamo d'arte. E il nostro sito internet, lo sapete, violarte.com. Vi invito a essere con noi ancora anche nel prossimo appuntamento, quindi fra una settimana. Insomma, siamo sempre insieme, perché l'importante è non perdiamoci di vista. Ciao.